Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Vogliamo presentarvi una cosa un po' particolare. Io la comincio e la Esther la finirà poi nel montaggio, così da aiutarvi a capire. Si tratta di un libro scritto dal professore Enrico Maria Radaelli. All'attacco, eccolo qui. Cristo vince, è una cosa un po' particolare che però necessita di una piccola spiegazione. Per esempio, innanzitutto possiamo offrirvi, scusate perché devo aprire delle pagine per poter leggere bene. Allora, il professore Enrico Maria Radaelli è docente di filosofia dell'estetica e direttore del Dipartimento di Estetica dell'Associazione Internazionale Sensus Communis a Roma. Ha collaborato per 3 anni alla Cattedra di Filosofia della Conoscenza, sezione Conoscenza Estetica, della Pontificia Università Lateranense. È curatore unico dell'opera Omnia di Romano Amerio per l'editrice Lindau Torino. E fra i suoi libri, oggi tutti in edizione, troviamo Aurea Domus, che tra l'altro dà il titolo anche al suo sito personale, dal quale si può accedere facendo www.enricomariaradaelli.it. Quindi La Chiesa Ribaltata, fatta nel 2018, è un libro, guardate, quello della Chiesa Ribaltata, che vi consigliamo, che ha la prefazione bellissima di Monsignor Antonio Livi. Ve lo consigliamo perché è un libro meraviglioso e doloroso. Poi Street Theology nel 2019, poi Al cuore di Ratzinger, Al cuore del mondo 2017. Allora, il problema è che all'attacco perché? Perché siamo in guerra, molti ci chiedono quando comincia, quando comincerà. Ragazzi, i segni ci sono tutti, la tribolazione è cominciata, il problema è iniziato e noi stiamo insistendo con una serie di lavori, stiamo cercando di aiutarci a capire che i problemi sono cominciati purtroppo, diciamo ufficialmente con il Concilio Vaticano II, ma c'erano già prima. Insomma, la Chiesa è perseguitata da 2000 anni. Poi periodicamente accadono dei fatti particolari, tanto per farvi capire: gli eretici, l'eresia, l'ultima, quella grossa, è stata Lutero, quindi col protestantesimo, eccetera eccetera. E oggi abbiamo questa del modernismo, che è passato nel Concilio Vaticano II, e quindi ci ritroviamo alla situazione attuale, che è anomala. Inutile fare paragoni con i papi del passato, 2, 3, 4, 5 papi. La situazione è completamente diversa, è unica, non era mai accaduto nella storia della Chiesa. Ma al di là di questo, ecco, dice appunto il professor Radaelli: dispersa, devastata, quasi suicida. Questa è oggi la civiltà occidentale. A meno che non torni a Dio, e a Dio non torni prima ancora la sua Chiesa. Sì, Radaelli, il professor Radaelli mette in campo che c'è un problema nella Chiesa. La Chiesa Ribaltata, guardate, andatevela a leggere quel libro perché è molto interessante, perché fa capire che è stato un susseguirsi di eventi. Ora, chi conosce un po' gli scritti del professor Radaelli sa che è stato forse l'unico in questo momento, bisogna riconoscerglielo, che sta mettendo in causa anche gli errori di Benedetto XVI, e ci si scandalizza, molti si scandalizzano. Noi vi offriamo invece di poter approfondire l'argomento, se si vuole davvero ragionare, capire quello che sta succedendo e di che cosa sta parlando lo stesso professor Radaelli.
su molte cose potremmo anche non essere d'accordo, ma il punto è quello di poter innescare un meccanismo di comprensione, ma senza un briciolo di studio, di conoscenza, di lettura, di che cosa stiamo a parlare? Ecco, perché tutto quello che sta accadendo, noi lo ripetiamo, questo pontificato non nasce, tra virgolette, quel 13 marzo del 2013, ma è nato 50 anni fa, anzi è nato 60 anni fa ormai, è nato con il modernismo. Nasce già, se vogliamo essere più, e nasce con la condanna di San Pio X del modernismo, perché da quel momento si scatenano i nemici della Chiesa. Quindi non è una cosa che nasce quel 13 marzo. E che responsabilità hanno gli altri pontefici? Lo abbiamo detto, ci stiamo lavorando, l'abbiamo fatto con gli ultimi video. Signori, chi la vuole capire la capisce. Allora qui il professor Radaelli spiega come la civiltà occidentale è in crisi drammaticamente vicina al suicidio morale e materiale. Lo è perché in primo luogo è in profonda crisi religiosa. La sua crisi nasce infatti dalla Chiesa che da più di 50 anni ha abbandonato e distorto il proprio annuncio di Dio, velando persino a se stessa quella che appunto Radaelli chiama la sua grande fuga dalla realtà, in verità una fuga dal dogma, dalla dottrina. Noi sfidiamo chiunque a dire che questo non è vero. Quindi l'autore, il professor Radaelli appunto, definisce prova ed evidenzia tale situazione con dovizia di esempi, seguendo con attenzione la dottrina cattolica e il più rigoroso tomismo, affinché inizi quel faticoso ma decisivo percorso di risalita a Dio della Chiesa stessa, oggi materialmente modernista, per cattivo volere di pochi, e acquiescenza di molti, anche falsi tradizionalisti e conservatori. Ma domani tornata santa, gloriosa e splendida come l'ha voluta e creata nostro Signore, suo sposo e pietra angolare del mondo. Quel Cristo vince è naturalmente il fatto che il professor Enrico Maria Radelli è un positivista, nel senso più bello del termine, non prevalebunt, non prevalebunt. Quindi questo è molto importante. L'unica cosa da fare, quindi, spiega Radaelli, è serrare di nuovo l'anticristo nel catecum del dogma. E dunque, prima, adesso, noi tutti che in Cristo amiamo la verità e la vita, la sua verità e la sua vita, dobbiamo implorare il Papa, per molti quasi eretico ma non eretico, di esprimersi in uno straordinario pronunciamento ex cattedra. È quello che stiamo sperando anche noi. Ha fatto per esempio una bellissima lettera sul presepe, no? E ritornando al concetto della tradizione, è andato a greggio, ha ripreso pari pari dalla tradizione francescana come è nato il presepio e tutto, è una cosa fantastica, perché non può farlo anche nella questione dottrinale. Quindi l'ordalia o giudizio dottrinale di Dio sulla ereticità di una dottrina è la formidabile arma con cui la Chiesa deve contrattaccare, difendendosi dal falso ideologico in cui è precipitata, così da riportare se stessa e la civiltà, il suo gregge, allo splendore che la somma gloria di Dio merita ricevere da lei e da tutto il suo gregge, splendore di senso, di moralità e di vita eterna. Allora, certamente, forse è un libro che naturalmente, eccolo qui, può apparire per gli addetti ai lavori. Sì, certo, per gli addetti ai lavori, però, signori, se non,
ci cimentiamo ogni tanto in qualcosa di un po' più complesso, è anche difficile capirlo, ma guardate, questo libretto è davvero breve e si legge d'un fiato, soprattutto la chiesa ribaltata, un po' più grosso, ma è molto interessante perché, a parte scritto in tempi non sospetti, la chiesa ribaltata ci fa capire le origini del problema. Un po' ci porta alle radici del problema e non bisogna storcere il naso se si prende in causa i pontificati precedenti, perché che qualcosa è andato storto, signori miei, lo dice la rinuncia di Benedetto XVI. Qualcosa di grosso è accaduto, lasciate perdere i complottismi. Andiamo invece alla radice del problema. Qualcosa nella Chiesa è accaduto e sta accadendo. E quindi cerchiamo almeno di capire. Quindi io adesso lascerò alla cara Esther il compito più difficile, ma perché? Perché lei è più brava di me. In questo è veramente, non sto scherzando, è davvero più brava di me a capire certi temi e certi contesti in cui esprimersi. Gli dici un nome, la Esther lo capisce subito chi è. Ha una memoria è pazzesca, è bravissima. Ecco, quindi noi invece quello che possiamo dire, dice appunto il professor Radaelli, la battaglia è questa, la battaglia tra il magistero dogmatico rifuggito dai pastori modernisti saliti con Papa Roncalli alle cattedre più alte della Chiesa e un magistero pastorale usato proprio da quegli stessi medesimi pastori modernisti come scudo dietro cui nascondere tutte quelle dottrine ambigue, se non pure false e aberranti, che serviranno loro per accomodare finalmente il grande conflitto imperatore-papa o mondo-chiesa, in modo da ricavarne il grande e impagabile vantaggio della placidità, della pace finalmente col mondo. E questo al prezzo nascosto, ma in fondo non troppo, di riconoscere al mondo una certa supremazia, purché non lo si divulghi troppo ai quattro venti, tanto non ci vuole molto a capirlo. È il modernismo a fare questa pace tra Chiesa e mondo, ma nessuno deve saperlo. Dio prima di tutto, cioè il Cristo, che ne è il prezzo. E noi lo stiamo vedendo. Noi abbiamo visto, e con questo concludo e lascio la parola alla Esther, noi l'abbiamo visto, un Papa che arriva a non benedire la folla perché in mezzo ci sono i non credenti, fermatevi. Uno può dire, scusate, ma come fa un sacerdote a pensare che quella benedizione, che non è una cosa sua, che dice nel nome del Padre, io ti benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della Santissima Trinità, il nome nel quale ogni ginocchio si piega, davanti al quale ogni ginocchio si piega, come fa ad offendere i non cattolici? Come fa dire Dio ti benedica, Gesù ti benedica? Allora Dio ti benedica non offende nessuno, perché l'ha detto. Dio ti benedica, ma dire Gesù Cristo o dire il Dio della Trinità ti benedica offende, facendo il segno della croce. È un segno, state ben attenti. Vedete che c'è qualcosa che non va, che è a discapito di nostro Signore Gesù Cristo. È il nuovo arianesimo. In nome dell'uomo si nasconde il Dio fatto uomo. Mentre lui è venuto a rivelare Dio. Noi Dio lo possiamo conoscere solo attraverso Gesù Cristo, altrimenti resta un Dio ignoto, un Dio accomodante. Vedete? Un Dio che non disturba, perché se un Papa arriva a dire Dio ti benedica, ma non ti dà la benedizione apostolica per non offendere chi non è cattolico, ti ha nascosto Gesù Cristo, perché quella benedizione papale è di Gesù Cristo, è la benedizione apostolica.
È il nome della Santissima Trinità. Io ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, diciamo, non parla di questo il professor Radaelli, ma è di questo, diciamo, di questo conflitto, di questa, confusione e di questo modernismo di cui parla il libro. E quindi certamente all'attacco, Cristo vince. Ringraziamo il professor Enrico Maria Radaelli e lascio la parola all'amica Esther. Grazie a tutti, laudetur Jesus Christus. Ave Maria. Laudetur Jesus Christus, Ave Maria. Cari amici, che cosa aggiungere a quello che Dorotea ha già ben spiegato riguardo il libro del professor Radaelli intitolato All'attacco e sottotitolato Cristo vince? Intanto c'è da aggiungere che noi siamo veramente in battaglia, siamo in guerra contro le forze delle tenebre. E il principe di questo mondo, dice il Signore, è Satana. Nel 1953 il venerabile Papa Pio XII, di venerata memoria, ci lamentò che noi apparteniamo alla Chiesa militante, disse in una locuzione, ed essa è militante poiché sulla terra le potenze delle tenebre non si danno pace nel volerla distruggere. Eppure da circa 60 anni la società occidentale, spiega il professor Radaelli in questo libro, o meglio noi la chiamiamo società occidentale, ma che è semplicemente la civiltà come la vuole Dio, fondata sui preamboli fide greci e sulla rivelazione di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Redentore, ossia su Atene e Gerusalemme, quella civiltà chiamata da Dio all'alto incarico di realizzare Gesù Cristo in se stessa, poi di insegnare e propagare ciò che ha appreso e realizzato. Eppure questa civiltà occidentale, la civiltà voluta dal Signore, formata proprio dalla Chiesa militante di cui noi siamo membri, è oggi nel pieno di un cataclisma che ha tutte le proprietà e le dimensioni dei grandi rivolgimenti della storia, quelli dopo i quali, spiega il professor Radaelli, niente più come prima. Ma quali sono questi rivolgimenti? Ecco, il professor Radaelli ne individua tre, uno più grave dell'altro. Il primo è che la Chiesa non parla più al mondo, e questo è già un fatto grave di per sé. Il secondo è che il mondo non se ne dispiace affatto. Questo mondo si sta suicidando, e non metaforicamente, ma letteralmente, ed è felice così. Il terzo, forse il più grave di tutti, anzi è il più grave di tutti, perché non solo la Chiesa non parla più al mondo, ma non parla più neppure a Dio, perlomeno non nel modo dovuto, non nel modo da Lui insegnato, richiesto, preteso. La Chiesa si è ritirata, dal Concilio Ecumenico Vaticano II la Chiesa sta fuggendo. È una lunga e lenta fuga dalle proprie responsabilità, una lunga e lenta fuga, poi esattamente, spiega il professor Radaelli, dalla realtà. Ma qual è questa realtà? Questa realtà è proprio sul fatto che questo mondo non è maturo, sarà moderno, ma ora più che mai rifiuta Dio. Rifiuta il vero Dio, il Dio Trinità che è stato rivelato da Gesù Cristo. Per questo, per uscire dalla crisi l'unica soluzione è davvero ritornare al dogma, quel dogma che è stato messo da parte, deposto quando Paolo VI depose la tiara, come ne abbiamo parlato io e Dorotea in una nostra tavola rotonda. Siamo caduti in mano ai sapienti, a quelli che pensano di saperne più di Dio, di poter condurre la Chiesa chissà dove, a collaborare con il mondo per costruire un pianeta, una casa comune per tutti in cui tutti stiano bene, un paradiso in terra. Ma questo è possibile? Naturalmente no. Naturalmente no. Perché il cristianesimo, tra l'altro, rende più vivibile la stessa terra.
Eppure la società occidentale, come giustamente spiega il professor Daelli, sta rinnegando se stessa, si sta suicidando, si sta autodistruggendosi. E questo perché? Proprio perché la Chiesa, si è arresa. Forse perché pensava, quando parliamo della Chiesa, parliamo della gerarchia della Chiesa, che ormai è in mano ai modernisti, ai neomodernisti, ai progressisti, che tutti comunque provengono dalla stessa radice. Forse per cercare di non perdere terreno, si è sentita inadeguata, incapace più di combattere, ormai erano convinti che il comunismo si sarebbe impossessato dell'umanità, del mondo intero, e quindi per non soccombere hanno deciso di arretrare, di arrendersi, quasi di fare la pace. Beh, è vero che il marxismo ha trionfato nel mondo intero, se non politicamente, culturalmente sì, ne abbiamo le prove purtroppo. Ma la Chiesa, a maggior ragione, avrebbe dovuto continuare a combattere, perché Cristo vince. Il sottotitolo, guardate, di questo libro del professor Raelli è importante tanto quanto il titolo. Cristo vince. Vince se ha già vinto Cristo, ha vinto il mondo. E noi avremo tribolazioni in questo mondo. Non ci possiamo aspettare, di poter andare d'accordo col mondo, perché non sarà mai possibile. Questa lotta, sempre come spiega il professor Raelli nel suo libro, è una lotta folle, mossa per invidia da Satana al suo creatore, Dio e Signore. Ma sarà il mondo carne a cadere nella Chiesa Spirito o sarà la Chiesa Spirito a cadere nel mondo carne? Ebbene, purtroppo negli ultimi 60 anni, in questa lotta in cui la Chiesa, molti battezzati e cresimati si sono ritirati, la Chiesa si è persa nel mondo, in questa mentalità che rifiuta Dio. Senza apertamente rifiutarlo, magari, come fanno molti progressisti, neomodernisti che dir si voglia. Si vive nell'ateismo pratico. Dio sta bene, basta che non interferisca nella mia vita, che non mi dia fastidio. Che sia buono e misericordioso, che accetti addirittura il mio peccato. Questo è assurdo. È assurdo, come se Dio fosse fesso, scusate l'espressione, ma non saprei in che altro modo definirlo. Eppure non è così. Eppure, sarebbe, per quanto non sia difficile, perché la battaglia è sempre difficile, è anche semplice. La Chiesa deve tornare ad essere madre e maestra. Deve tornare a difendere il dogma, perché il dogma non è una mera dottrina astratta, o filosofia, sociologia, qualcosa di metafisica che non attecchisce nella vita dell'uomo. Il dogma è Cristo. Il dogma è Cristo stesso. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Chi è della verità, ha detto Pilato, ascolta la mia voce. Eppure il mondo continua ad essere relativista. Come la risposta di Pilato, ma che cos'è la verità? Il mondo rifiuta la verità perché rifiuta Cristo e quindi non può che rifiutare la Chiesa. Si è insinuata nel modernismo questa nuova strana eresia che il maestro del professor Raelli, cioè Romano Merio, autore di Iota Unum, definì come la dislocazione della divina monotriade. Ovvero non più il logos che precede lo spirito, l'agape, ma l'agape che precede dal logos, prima la carità e poi la verità. Eppure carità e verità sono un binomio indissolubile. Ma prima c'è la verità, perché senza la giusta ortodossia, lo dice la parola stessa, l'ortodossia, non vi è nemmeno la giusta ortoprassi, cioè il giusto modo di vivere l'ortodossia. Vedete, questo della pastorale è un inganno, perché la pastorale, se ci pensiamo bene, non può cambiare, deve essere sempre la stessa, perché la pastorale non è altro che l'insegnamento e l'applicazione della dottrina. Ci possono essere nuovi strumenti di pastorale, d'accordo, ma la pastorale è sempre la stessa. Quella che viene spacciata per pastorale non è altro che il primato della prassi al posto del dogma. E allora noi dobbiamo continuare a lottare per il dogma, per la verità. Dobbiamo implorare il Romano Pontefice,
che sia Papa Francesco, che adesso è regnante, o un suo successore, di tornare a difendere il dogma, a proclamare il dogma, la verità. Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo, la realtà sociale di Cristo. Non cercare di instaurare una qualche strana civiltà dell'amore, dove cristiani e non cristiani possono andare d'accordo per vivere in pace nella casa comune. No. Il professor Radaelli in questo libro ci rammenta che dobbiamo lottare, combattere per la verità, per Cristo, dobbiamo permanere nella verità di Cristo. Prima del Concilio Vaticano II, a chi si preparava per la cresima, veniva insegnato e spiegato che il cresimato, cioè colui che viene confermato nella fede cattolica, diventa miles Christi, soldato di Cristo. È un combattente, è un guerriero, perché il Signore è un guerriero, è un combattente. E quindi noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo nasconderci? Vogliamo continuare a fuggire? Come sta facendo la gerarchia da 50 anni, da quasi 60 anni a questa parte? No, assolutamente non possiamo farlo. Noi dobbiamo continuare a difendere la verità, a difendere il dogma. Perché soltanto così si potrà uscire dalla crisi, quando appunto il Romano Pontefice tornerà a usare il magistero dogmatico. Abbandonando questo pseudo magistero pastorale, che di pastorale non è niente, non ha proprio niente di pastorale, ma è soltanto un filosofare, una strana filosofia religiosa che sta trionfando, un primato della prassi, dell'esistenza sulla realtà. Ma la realtà, il realismo thomista, insomma, è che Cristo vince, Cristo ha già vinto. E se noi non siamo con Cristo, abbiamo già perso, siamo degli sconfitti. Il Beato Pio IX, una volta parlando con alcuni cardinali, alcuni vescovi, esternava loro la sua preoccupazione per la situazione in cui si trovava la Chiesa. Già all'epoca era molto drammatica, figuriamoci adesso che avrebbe detto, ecco. Perché apparentemente sembra che, che la Chiesa si sia riconciliata con il mondo, invece la Chiesa non. La situazione della Chiesa è peggiore dei suoi tempi, benché lui fosse assediato. Insomma, lui esternava le sue preoccupazioni e i cardinali e i vescovi cercavano di rassicurarlo, di tranquillizzarlo, dicendo: Santo Padre, non si preoccupi, c'è la promessa di nostro Signore. Le porte dell'inferno non prevarranno sulla sua Chiesa, la barca arriverà al porto. E il Beato Pio IX rispose, spiegando che sì, lui non temeva che la barca sarebbe arrivata al porto sana e salva, ma la promessa di nostro Signore non riguardava noi che ne facciamo parte. Questo dipende dalla nostra volontà, abbiamo il libero arbitrio, se vogliamo restare vivi in questa barca o morire cedendo alle lusinghe del mondo, alla superbia. E questo sarà possibile? Certo, è possibile. Guardate, in questo secolo così, nel XX secolo, in questo secolo così drammatico, così travagliato, il cielo comunque non si è ritirato, non è sparito. Abbiamo avuto vari interventi soprannaturali dall'alto, il primo dei tutti, il più famoso e forse il più importante, sono le apparizioni mariane di Fatima, col miracolo del sole del 13 ottobre del 1917, in cui la donna vestita di sole con una corona di 12 stelle sopra il suo capo, come dice l'Apocalisse, ci lamentò con quel miracolo che Dio è il Signore padrone dell'universo, del mondo intero. Abbiamo avuto anche tanti altri doni dal cielo, tra cui per esempio pensiamo a San Pio da Pietrelcina, il primo sacerdote stigmatizzato della storia della Chiesa. Non è una cosa da poco, un sacerdote crocifisso per 50 anni, perché Padre Pio portò lo stigma per 50 anni. Eppure nel 1985, quando Papa Giovanni Paolo II convocò il Sinodo straordinario dei Vescovi per discutere sulla crisi post-conciliare, che ormai non si poteva più nascondere, l'allora prefetto della Congregazione della Dottrina per la fede, il cardinale Ratzinger, la confermò nel suo libro intervista con Vittorio Messori, Rapporto sulla fede. Ebbene, in quel sinodo del 1985
Il Papa e i Vescovi dissero che il Concilio Vaticano II è stato il più grande dono, la più grande grazia del XX secolo. Ancora una volta ci si rifugia in noi, nel nostro operato, nel nostro fare. Ciò che è stato fatto da noi, un concilio, è la cosa più importante di tutto il secolo. Eppure in quel concilio ecumenico ci fu quel gesto gravissimo della deposizione della tiara. E da lì, probabilmente da lì, almeno secondo noi, che la Chiesa ha smesso di parlare a Dio, come dice il professor Adaelli in questo libro, o almeno ha smesso di parlare a Dio come si deve parlare a Dio, come lui vuole e pretende, che sia Dio che guida la sua Chiesa, non che la Chiesa guida se stessa per un suo progetto di costruire questa ipotetica civiltà dell'amore. La Chiesa è la società perfetta. È il corpo mistico di Cristo e la sua missione è salvare le anime. Anche instaurando la società cristiana, la legalità sociale di Cristo, tutto questo è finalizzato alla salvezza delle anime, ma prima ancora a rendere gloria a Dio. Perché Dio ci ha creato per conoscerlo, per amarlo, per glorificarlo, per servirlo. Poi in paradiso lo godremo se lasceremo a Lui salvare le nostre anime. Ecco, cari amici, noi ancora una volta vi rammentiamo questo libro del professor Adaelli, perché sarà davvero molto utile per cercare di capire le radici, le cause di questa drammatica crisi in cui impera nel mondo cattolico negli ultimi 60 anni, in cui purtroppo, ripetiamo, il modernismo si è impossessato del governo della Chiesa e della più alta cattedra. Ma ciò non toglie che, tornando al dogma, quindi alla verità, al primato di Cristo, si possa uscire da questa crisi. Quindi noi vi raccomandiamo questo libro e anche ringraziamo anche il professor Adaelli per avercelo regalato a me e a Dorotea con due bellissime dediche davvero molto, molto, molto belle. E il professor Daelli abbiamo anche avuto modo di incontrarlo varie volte, è una carissima persona. E la sua lotta per amore alla Chiesa è proprio di difesa del dogma. E quindi anche noi ripetiamo che siamo Miles Christi, perché siamo battezzati e cresimati, dobbiamo continuare a difendere la Chiesa difendendo il dogma. Sia lodato Gesù Cristo. Laudetur Jesus Christus. Ave Maria.